Riprendiamo da dove eravamo rimasti, ovvero dall'arrivo a Pian Grande e i suoi splendidi panorami. Godiamoceli. E siamo nelle Marche, strade e sterrati del Conero. Da Pian Grande al Poggio, ovvero la discesa. E dopo la pausa panoramica si riparte. Attenzione, attenzione, attenzione! Mettiamo giù una Breve pausa per prendere la concentrazione e affrontare uno dei tratti di discesa più complicati.
Lungo i bordi del sentiero si possono notare tanti rami secchi, tagliati, alberi caduti. È il frutto della nevicata che c'è stata questo inverno. Quello che stupisce è che siano ancora lì. Anche l'albero caduto c'è quest'anno. Come tengono male veramente questi sentieri. Pure essere un po' di più sto parco del Conero invece che abbandonarlo a se stesso, veramente una cosa vergognosa. Rami penzolanti, alberi caduti, ma si tiene così un parco. Eccoci, siamo arrivati in un altro dei tratti di discesa molto complicati. Questo però lo faccio sempre a piedi, preferisco. Pensi di poter partire così? Sì, è conciato da schifo, anche alberi mezzi giù. Ascolta, scavato. Hai visto quello con la bici verde? Quello con la maglia verde, sì. Anche la bici. L'ho visto, beh, era in pianura quando l'ho visto passare io, quindi era andato giù alla io grande. Pensavo che eri tu. Sì, anch'io dico, cazzo, adesso quando mi sente questo che arriva dice guarda come è migliorato Luca in discesa. E come sempre, quando si va in giro con Giovanni, pausa fontanella. L'uomo delle fontanelle. Che è un pantano da schifo lì.
Questo video è finito. Metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati. Guarda altri video, ce ne sono di vari generi. I video delle strade sterrate del Conero continuano. Ciao, alla prossima!